Sgarroncino, sgarroncino, piccolino, piccolino, sono uno sgarroncino. Sono dovuto andare a prendere le nuove borse, c'è una scatola lì, peserà 10 kg di borse, costerà come il minimo tutte quelle borse un 10.000 dollari. Ce ne entrerà una di Prada, costerà 3.000 dollari. Dovrò fare le foto del caso per questa qui, che devo dire che se voi volete fare soldi facili, mettete su un negozio di compravendita usato marche, non so come si dice in Italia, da noi si dice consignment. Questa qui va a fare gli strasoldi. Allora, però vabbè, adesso ovviamente non tutte le caramelle riescono in quel buco, perché lei è venuta da noi che voleva mettere a posto il sito perché lo faceva in front page, un gran casino. Allora gli abbiamo messo un e-commerce bellissimo. Ma lei già, te se scrivete nel motore di ricerca Google Jill, Jill viene ma non sempre alla prima pagina. Se mettete consignment, lei arriva al primo posto, uno dei primi posti. Consignment è una parola generica su tutto il mondo. Infatti fa un casino di soldi. Adesso non mi ricordo l'ultima volta, perché ero andato nel sito, avevo guardato quanto avevo, cioè tipo all'anno 300.000 dollari all'anno, che poi vabbè, da lì devi dividere da metà, perché praticamente la gente gli manda le borse a lei e lei dopo le compra e poi le rivende, quindi ci sono delle spese, ci sono, però gli strasoldi. Allora abita in un gruppo, in uno di quei residence per case che si chiama gate community. No, gate vuol dire comunità cancello. Nella comunità cancello, però questo gruppo di case che lei abita è per ebrei, è un circolo esclusivo per ebrei. Infatti attaccato c'è tutta roba per ebrei, c'è il campo di bocce, c'è cose, insomma, cose di ebrei, che ovviamente non fanno entrare, se non siete ebrei non vi danno la casa lì. Però stasera sono andato, c'è il cancello, c'è il poliziotto che chiede di dove sei, quanti anni hai, che hobby c'hai, ti chiede il nome, sei stato invitato, poi ha telefonato, poi mi ha dato il permesso, il lascia passare, mi ha dato il lascia passare a 38, allora sono andato. Poi non mi ricordavo dove abitava, ho cercato un po', mi sono fermato in un posto e c'erano già due quelli davanti che guardavano malissimo. Ho detto, ma chi è questo qui che viene a parcheggiare nel nostro vialetto? Allora dopo ho trovato, mi ha dato le borse, un sacchissimo. Adesso queste foto del caso le farò domenica. Poi qualche soldo per arrotondare, per le piccole cose, insomma, che so, un panino. L'altro giorno invece bellissimo, c'era questa qui che non sa fare niente di computer, che c'ha sempre problemi con il suo computer. Ovviamente se non sei capace di usare il computer, ovvio che avrei sempre problemi. Comunque sono andato a casa sua a mettere a posto il computer e come ricompensa mi ha dato un panino al pollo. Cioè il pollo normalissimo, quello pollo arrosto, però dentro il panino, senza osso ovviamente, no? Bellissimo, adesso lavoro per il... lavoro per food. Lavoro per... faccio i baratti, insomma. L'intelligenza barattata per un panino puzzolente. Lo stesso. Mi metterò agli angoli delle strade work for food. Che c'erano delle foto simpatiche, c'era un barbone che c'era scritto scrivi una HTML per food. Una foto sicuramente un fake. Va bene, allora per il momento è tutto. Adesso sono qui a Publix per comprare qualcosa da mangiare. Il mio frigo è vuoto, proprio. Mancano le tigelle montanare CRM, adesso vado a prendere.